Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e oggi facciamo un po' i cattivi perché è veramente giusto farlo. So che voi non aspettate altro in realtà dal mio canale, ma no, non è vero, sto scherzando ovviamente, però oggi vi volevo parlare di titoli che hanno ricevuto davvero tanta attenzione negli ultimi mesi. Ma si meritano tutto questo hype? Chiaramente seguite il video per vedere. Oggi affrontiamo diversi titoli di generi legati ovviamente sempre alla letteratura per ragazzi, young adult e fantasy, che secondo me in alcuni casi hanno proprio ricevuto troppa attenzione immeritata. In ogni caso, come sempre, prima di iniziare il video vi faccio qualche premessa, ovvero se i video che vi propongo vi piacciono, vi interessano, se quello che il mio canale rappresenta vi piace, potete supportarmi e farlo commentando i miei video, iscrivendovi al canale, mettendo dei pollici in alto, seguendomi sempre, insomma, e ricordatevi di cliccare sulla campanella qua in basso per essere sempre allertati quando io posto un video. E in più, se voi acquistate tramite i miei link di affiliazione Amazon, io ne ricevo una piccola percentuale e questo mi aiuta a fare più acquisti per il canale per proporvi sempre nuovi contenuti. Direi di finirla qua perché le promesse sono sempre le stesse, io vi ringrazio per l'attenzione come sempre. Perché mi trovo a fare questo video? Questo video nasce un po' dall'esigenza di capire perché ci sono serie che sono state veramente molto pompate dalle case editrici, nel senso che ultimamente sto cercando di rendermi sempre più conto perché alcuni titoli hanno davvero così tanto riscontro o hanno davvero così tanta promozione rispetto ad altri che a volte sono più validi rispetto a questi libri, in altri casi assolutamente no. E in molti casi io noto che al di là della mera questione delle vendite, ci sia davvero poca cura e attenzione nell'editing, in queste cose, perché tanto poi andrà comunque bene. In realtà non è che sia proprio così, perché per quanto ci siano titoli davvero molto pompati, io trovo che se quello che viene scritto è davvero molto valido, curato, con un editing fatto per bene, con delle correzioni giuste, dove ci sono tutte cose molto coerenti, eccetera, secondo me va da sé che il titolo sarà sempre più apprezzato. Invece no, spesso viene proposto un prodotto molto mediocre, così tanto comunque andrà bene lo stesso, tanto ci mettiamo magari dei soldi in più e lo promuoviamo lo stesso. Ovviamente quello che io faccio sempre sul canale, sottolineare i difetti, i pregi, eccetera, di alcuni libri, non perché io sia cattiva e che parli male di alcune serie per il gusto di farlo, non mi interessa, non farò mai le recensioni dove distruggo libri perché non mi interessa farle nel dettaglio, ma mi piace parlare di alcuni libri in maniera negativa, ripeto, non per il gusto di farlo, ma perché vorrei far notare quali aspetti siano da migliorare, perché questi che io noto alla prima lettura non siano stati messi a posto o non siano stati concepiti in maniera diversa. Quello che io auspico sempre, che spero davvero sempre, è che quando viene proposta soprattutto letteratura per ragazzi, che ripeto è un pubblico abbastanza sensibile, che comunque apprende e si impregna dei valori che legge nei libri, perché per quanto vada detto che tutti pensano che i ragazzi non leggano, che i ragazzi siano stupidi, io penso esattamente il contrario, anzi che i ragazzi siano molto più svegli di come vengono considerati e di come vengono trattati. Però è giusto che quelle che sono le proposte editoriali concepite per loro tengano anche conto della dignità che si meritano e della dignità delle letture che debbano fare. Poi la questione del libro spiccio che vende, sì, cioè sono d'accordo fino a un certo punto, ma non penso che tutti i ragazzi abbiano un neurone e che si meritano dei libri orribili. Quindi, niente, su tutta questa osservazione che ho iniziato a fare, ho scelto libri. Secondo me quest'anno hanno ricevuto davvero molta attenzione mediatica, di sponsorizzazione. Sono state operazioni di marketing molto grosse da parte delle case editrici. Vediamo se hanno rispettato o meno le premesse, insomma. Passiamo subito al video. Il primo titolo che ha ricevuto davvero tanta, tanta, tanta attenzione negli ultimi mesi, per il quale forse mi crocifiggerete tutti, è Tartaruga all'infinito di John Green. Allora, io non sono una grande fan di John Green, anzi, devo dire proprio che non lo sopporto, non mi piace il suo stile di scrittura, non mi piace assolutamente la caratterizzazione dei personaggi e le loro storie, li trovo parecchio fastidiosi. E
Turtles All the Way Down, che in italiano è stato tradotto Tartaruga all'infinito, per me conferma esattamente tutti i miei pensieri su John Green. Come tutti quelli di cui parlerò in questo video, è stato veramente molto pubblicizzato, sponsorizzato. John Green già di per sé è un autore molto apprezzato e famoso, io non mi aspettavo nulla di meno. Ma io vi devo dire che per me è stato un lavoro pessimo. Io qui ho ritrovato esattamente gli stessi difetti che avevo trovato in Cercando Alaska e Città di Carta. Terrificante. Non ho intenzione di leggere nient'altro dopo questo, devo dire. E però parliamo di Tartaruga all'infinito. Cosa non mi è piaciuto è perché questo libro, secondo me, ha un hype totalmente immotivato. Questa poteva essere un'occasione interessante per John Green di parlare di OCD, cioè di disturbo ossessivo-compulsivo, che è una cosa che tra l'altro io ho in maniera molto molto lieve sul cibo e quindi mi interessava anche l'argomento e vedere come veniva rappresentato. Ma devo dire che la protagonista, che a quanto pare ha questa OCD, diciamo la sfrutta solo in momenti in cui le sembrano convenienti. Questo doveva essere un po' il tema, insomma, poteva sfruttare questo e inserirlo in una storia interessante, invece lo va a inserire in una storia veramente ridicola, perché i protagonisti si trovano a risolvere il caso di un miliardario che è scomparso. Allora, già lì in realtà di mettere degli adolescenti a cercare un miliardario e il fatto che sia veramente patetico che questo succeda, ma poi è una serie infinita di momenti in cui questi ragazzi si mettono a filosofeggiare sul senso della vita in maniera ridicola, ridicola, e nel quale più che le sensazioni che provano, le difficoltà, ecco, questo poteva essere un ottimo argomento di discussione tra ragazzi, cioè mettere in gioco tutte quelle che sono le tue difficoltà, cosa non ti piace. Perché ti senti diverso, perché tu provi certe sensazioni, perché ti senti in imbarazzo, cioè, no, invece sono lì a disquisire, dice frasi del tipo: io a volte penso di non appartenere a questo corpo, come se la mia entità fosse più grande e che io dovessi andare oltre. Hai presente, a parte dei ragazzetti che parlano di ste robe, è veramente, cioè, di un hipster incredibile e io. Non lo so, probabilmente è giusto che l'umanità non abbia voi tra i suoi membri perché è già una schiera di dementi molto abbondante, non ne ha bisogno. E diciamo che se l'obiettivo iniziale era quello di far vedere come si contestualizza una persona che soffre di OCD, come tra l'altro ho scoperto che anche John Green stesso soffre di OCD, e poteva essere una buona occasione, diciamo, secondo me, di parlare, di contestualizzare il rapporto con una malattia del genere, malattia con una sindrome del genere. Invece, ha sprecato davvero un'ottima occasione per buttarci dentro un sacco di sproloqui semifilosofici che però hanno la profondità di una spesa al Conad. Anche l'esecuzione è veramente molto noiosa, cioè tutto ciò che succede in questo libro è di una noia incredibile. Io non ho veramente capito il senso. Dall'inizio alla fine è un libro terribile e che non vi consiglierei mai. E sapete che io sono molto attenta, se avete seguito un po' tutti i miei video, alla questione dei disturbi mentali, perché è una cosa che voglio approfondire, voglio vedere che venga rappresentata sempre di più nei libri Young Adult per ragazzi, ma non in questo modo, perché questo è il modo che mi fa proprio arrabbiare di più. Perché è una rappresentazione giusto per dire: ah sì, il personaggio ha l'OCD, mettiamocelo così, facciamo, dai, facciamo i moderni. No, no, per me no. Quindi, Tartaruga all'infinito si merita tutto l'hype che ha ricevuto? Assolutamente no, per me è stato una stellina e mezza, ancora peggio che Zinis, perché almeno era meno pretenzioso. Il prossimo libro invece ve lo faccio vedere in edizione cartacea perché ce l'ho, è The Hate U Give di Angie Thomas. Allora, non mi prendete per pazza, però effettivamente questo libro ormai è diventato un libro iperpopolare e che fin dal lancio era stato proprio davvero molto 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 pompato dalla casa editrice, poi in Italia c'è stata fatta un'operazione discreta, ci sarà un film, insomma. Quindi devo dire che io ho aspettato anche un po' a leggerlo.
per una serie di motivi. Poi ho trovato l'occasione questo mese, proprio perché stiamo parlando del mese dedicato alla Black Culture per la Diversity Challenge del 2018, e quindi niente, è arrivata un po' l'occasione per me per leggerlo. Devo dire che Angie Thomas è stata brava nel raccontare sia a chi fa parte della Black Community e a chi non sa assolutamente nulla di cosa voglia dire vivere in America la questione delle difficoltà delle persone nere. Perché? Da una persona che l'ha vissuto, sicuramente questo è qualcosa che sentirà vicinissimo. Per chi invece non ne aveva un'idea, come ho sentito molte tra l'altro youtuber raccontare, insomma non avevano mai avuto a che fare o ben poco a che fare con la questione nera in America, e secondo me lo racconta molto bene. Perché è vero, è una storia vera, è una storia onesta. Mi è piaciuto moltissimo come parli dei sentimenti e come legittimi, Angie Thomas legittima tutte le sensazioni che una ragazza sente, che una ragazza sperimenta, che una ragazza si trova a vivere in una situazione così estrema. E mi è piaciuto anche l'umanità con cui lei ha raccontato tutta questa storia e il modo molto colloquiale, in modo diretto, senza fronzoli, senza giri di parole, per descrivere le sensazioni e tutto ciò che accadeva. Mi è sembrato proprio di assistere quasi con una telecamera alle scene che si vedono nei telegiornali, e se non avete molto a che fare con la questione nera in America, vi invito ovviamente ad approfondire un po' le vostre informazioni e a non soffermarvi solo su questo volume, perché è davvero qualcosa che sta sfuggendo di mano. Brava Angie Thomas, proprio brava un bel po', perché è stata bravissima, delicata, molto diretta. Non ci ha girato attorno, non ha voluto edulcorare la storia, non ha voluto essere buonista, e io l'ho apprezzata tantissimo e la stimo moltissimo. Poi dopo vi farò una recensione, ci sarà il wrap up The Hate U Give, quindi ne vorrei parlare più approfonditamente. In ogni caso, The Hate U Give si merita tutto l'hype che ha ricevuto, assolutamente sì. Per me è stato un 4 stelline e mezzo su 5, una serie di cose che poi magari vi spiego più nel dettaglio, però assolutamente per me è un libro che vi consiglierei e che ha meritato fortunatamente tutta l'attenzione che ha ricevuto, perché è un libro davvero valido, scritto molto bene e con un messaggio molto importante, che però non è banale, diciamo, non è un messaggio buttato lì con della retorica, è un messaggio vissuto proprio sulla pelle e sulla vita di tutti i giorni. Bravissima Angie Thomas, proprio. Ma arriviamo a forse uno dei titoli più attesi negli ultimi mesi, e che è stato anche la mia introduzione al mondo di Holly Black, e stiamo parlando di Cruel Prince. Questo libro, come più o meno tutti i libri di Holly Black eccetera, ha ricevuto davvero un'attenzione enorme ed è stato distribuito, da quello che ho visto, in un sacco di box mensili legate al tema dei libri. Io la mia, ad esempio, è una copia che ho ricevuto grazie a Fairyloot, e prima invece avevo letto solo un ebook in anteprima. Vi posso dire solo una cosa, io non avevo mai letto Holly Black, come vi avevo già spiegato in altri video, ma ero molto curiosa perché comunque la storia sembrava davvero molto interessante, e devo dire che le premesse in qualche modo sono state eseguite ed esaudite. Il concept è veramente stato interessante e non mi è dispiaciuto per niente, ma vi devo dire che per quanto ci siano degli aspetti molto positivi, ce ne sono altri che sono terribilmente no. Partiamo da quelli positivi perché sono brevi. Cosa mi è piaciuto di questo libro? Così ve lo spiego in maniera molto dettagliata e schematica. Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto sicuramente tantissimo il world building, l'ambientazione e il background del mondo fae che ci viene presentato, perché effettivamente è stato caratterizzato molto bene, c'è questo mondo con tutte le tradizioni fae, insomma i rapporti, i legami, le dinamiche, molto bene, cioè mi ha interessato tantissimo leggere questi spezzoni, magari un po' pochi, ecco, potevano approfondire un pelo di più, ma so che avrebbe annoiato tutti, tranne me forse, però in realtà questa parte assolutamente bene, e non me l'aspettavo, come non mi aspettavo di apprezzare abbastanza la scrittura.
Ho apprezzato che Holly Black andasse dritta al punto spesso, non avesse troppi giri di parole, che fosse molto diretta nel suo modo di scrivere. Questa cosa non me l'aspettavo. Il ritmo è stato molto scostante, nel senso la prima parte ne parliamo dopo, la seconda parte invece molto veloce, molto dritta al punto, brava, posso dire nulla. Mi ha stupita. In più, vi devo dire che il punto forse più positivo di Cruel Prince è che c'è tantissimo, è proprio molto denso questo libro. C'è dell'avventura, c'è dell'azione, ci sono dinamiche, intrighi, questioni politiche, questione della diversità della razza, si parla comunque di tante tante cose. C'è purtroppo anche del romance. Però sì, insomma, diciamo che c'è del romance. E c'è abbastanza drammatico, poi come libro, c'è un andamento molto, molto vivace. C'è tanto in questo libro. Poi non tutto viene eseguito bene, ma quello ne parliamo dopo. Una cosa che viene assolutamente riportata benissimo e descritta molto bene in questo libro è la questione del bullismo. Perché, ve lo giuro, ci sono state alcune pagine dove io ho faticato a finire completamente la lettura perché mi stavo sentendo veramente molto agitata, mi sono sentita veramente molto all'angolo, mi ha veramente ansiato e ho i brividi solo a parlarvene, ve lo giuro perché è stato molto intenso. Bravissima, su quello non posso dire nulla, come ha ritratto il bullismo Holly Black in questo libro, in pochi altri l'ho visto così cruento, così veritiero e così proprio alienante, posso dire nulla, davvero. In più, ultimissimo punto, secondo me molto positivo, che tutti saranno in disaccordo con me, è Jude, la protagonista. Praticamente Jude per il 90% del libro è fastidiosa, ok? È proprio una di quelle protagoniste che vuoi prendere a sberloni perché è insostenibile, insopportabile, è proprio la classica amica che ti presentano e viene con te alle cene e tu ti metti dall'altra parte del tavolo pur di non passarci neanche 5 minuti. Però in tutto ciò a me ha divertito molto perché almeno è un personaggio un po' più complesso, cioè un personaggio molto sfaccettato. È la classica anti-eroina perché pur dovendo essere la protagonista, è piena di difetti, è piena di cose negative, però è su questo che lei gioca ed è su questo che la sua personalità viene fuori. E per quanto sia molto fastidiosa in alcuni punti del libro, a un certo punto si ribecca e inizia a diventare un po' con le palle e sì, molto bene, Jude. Ma poi arriviamo ai no. La prima parte di questo libro è una martellata incredibile. Non succede nulla, va avanti in maniera lentissima, ma non, cioè, mi racconta un sacco di cose delle quali non me ne fregava assolutamente nulla. Preparatevi perché per almeno il 60-65% del libro questa cosa non succede nulla. Per me è stato molto difficile mantenermi motivata nel finire questo libro, però ho detto è il mio primo libro di Holly Black, lo voglio recensire bene, voglio farmi un po' di appunti seri, ma ve lo giuro, arrivare oltre è stato un'impresa. E a me i libri lenti piacciono, ma non è, cioè, non è lento alla Night Circus che ti costruisce un grande mondo, cioè ti introduce e basta, ma era un'introduzione del 60%, ha anche scassato le palle. E in generale, anche una cosa molto no, sono stati i personaggi. I personaggi, a parte Jude, che almeno è un po' più sfaccettata, almeno diverte, perché dici, in questa landa di personaggi che non hanno assolutamente una personalità, almeno ce n'è una che un pochetto, cioè, ti tiene allenata, no? Cardan, oh, non esiste. Vabbè. E ci hanno intitolato un libro sopra. E gli altri, boh, hanno una caratterizzazione e basta. Non hanno senso, sono lì giusto per far proseguire la storia e dare una spalla alla protagonista, che sennò si ritrova un po' da sola a gestire tutta la questione della trama. Poi, questo forse però non ha colpito tutti, ha colpito un po' me. Io l'ho trovato un po' prevedibile. Non so come dire, non mi aspettavo tutto tutto, però i grandi colpi di scena per me non sono stati così sorprendenti, molto 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 prevedibili, nel senso che ha sempre seguito la strada più ovvia, ecco,
possiamo parlarne così. Questo non mi ha disturbato, devo dire, comunque nella lettura, non è che ho detto vabbè, sapevo già. Però è una cosa che alla lunga, se ti succede un paio di volte all'interno del libro, puoi giustificare, se ti succede sempre, inizi un po' a essere infastidito. Cioè, poi io non ho capito una cosa. Questo libro si chiama The Cruel Prince. Il Cruel Prince è Cardan. Ok, non è uno spoiler perché lo si capisce subito. Cruel Prince non si chiama Jude, ok? Perché mi fate un libro intitolato a un personaggio e mi parlate di un altro? Perché Cardan all'interno di questo libro, cioè questo fantomatico Cruel Prince, ha impatto 3%. Poi tra l'altro Cruel, cioè dobbiamo definire la questione di Cruel. Cruel per me è un personaggio che non guarda in faccia a nessuno. Chi è veramente crudele è qualcuno che si dimostra proprio senza cuore. In questo caso a me Cardan è sembrato più fastidioso e rompiscatole più che proprio crudele, cioè crudele. In alcuni momenti sicuramente sì, soprattutto nel suo bullizzare moltissimo Jude, ma crudele per me è un'altra cosa. Poi è stato proprio veramente piatto come personaggio, proprio marginale. Perché gli abbiamo dedicato il titolo di sto libro? Non ho veramente capito. Poi qua, ok, arriviamo alla questione che proprio mi ha uccisa. Questa cosa qui mi ha proprio stesa, personalmente, ed è tutto ciò contro cui io combatto tutte le settimane parlando di femminismo e per il quale io voglio sempre sottolineare come vengono fatte le relazioni dentro i libri, perché secondo me ci sono cose che non sono più accettabili. Allora, vi parlo di dinamica generale così non vi spoilero. Questa è la dinamica. Personaggio maschile tratta malissimo personaggio femminile. Personaggio femminile odia personaggio maschile, di conseguenza. Personaggio maschile spiega al personaggio femminile che lei non ha capito nulla con questa redenzione un po' a sorpresa, a caso, e che le sue azioni negative nei suoi confronti derivano chiaramente dal fatto che a lui piaccia lei. Io non posso più accettare che questa sia la rappresentazione di una storia d'amore in un libro per ragazzi, perché stiamo dando un messaggio sbagliato. Non so più come dirlo, non so più come sottolineare che queste relazioni fanno schifo, ok? Perché poi tra l'altro, allora, questa cosa folle che avviene dentro questo libro, ci avrei capito, non so, ti può capitare magari che con un personaggio con cui ti spunzecchi ogni tanto, c'è questa sorta di rapporto un po' di amore, però dove tu ti diverti nella cosa, tu ragazza ti diverti, tu ragazzo comunque lo fai con uno spirito un po' diverso. Invece no, in questo caso lui l'ha trattata malissimo e lei lo odia, quindi io non riesco a capire, cioè poi non c'è attrazione sessuale tra i due fino a che, boom, a un certo punto non lo scoprono. No, proprio questa è stata la cosa che mi ha fatto proprio decretare la morte di questo libro. Per me, ai miei occhi, questa relazione non può esistere, è una relazione sbagliata. Cioè, avrei capito una relazione che va avanti a amore e odio, litigate totali e poi grande amore, ma non questo è sbagliato. Quindi, per questa serie di ragioni che vi ho spiegato, ovviamente la relazione per me è stato un... proprio lì mi sono cascate le braccia, però è stato una parte della questione. In ogni caso, Cruel Prince di Holly Black si è meritato tutto l'hype che ha ricevuto? Per me la risposta è in parte. Questo è l'unico libro dove sicuramente ci sono elementi positivi che me l'hanno fatto apprezzare, ma allo stesso tempo penso che meritava tutta questa attenzione? Assolutamente no, nel senso che ci sono aspetti positivi, non è un libro orribile, io gli ho dato 3 stelline su 5, mi ha proprio molto lasciata così. Bene, come sempre, se qualcosa di quello che ho detto non corrisponde ai vostri gusti, piuttosto che insultarmi, che tanto non serve assolutamente a nulla, spiegatemi giù invece quali aspetti positivi avete visto delle serie che io invece ho trovato piene di difetti, perché lo trovo molto più costruttivo. E sono qua per questo, magari io non ho colto qualcosa che voi invece avete colto. E spero che comunque questo video, dove faccio un po' di considerazioni sulle serie molto molto hyped, possa essere stato interessante anche per voi. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti e se c'è magari un libro che secondo voi ha ricevuto davvero tanta attenzione mediatica, che però invece magari vi ha deluso, o qualcuno che invece ha rispettato assolutamente le premesse. Come sempre vi ringrazio per essere rimasti con me per questo video, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!